Vabbè, iniziamo, noi ci siamo un attimo appartati per coordinare un attimo gli interventi. Io voglio ringraziare innanzitutto per l'occasione per ringraziare Amelia, Alberto. Abbiamo organizzato insieme questa giornata di riflessione, di discussione sul tema. Si sente adesso? Abbiamo organizzato insieme questa giornata di riflessione sul problema annoso ormai della bretella. Dovrebbe arrivare anche il sindaco del comune di Lofrano, non so se Antonio o Giuseppe, comunque ringrazio. Ringrazio e saluto il consigliere provinciale, e ancora consigliere provinciale Simone Variante, sapete che insomma ha un incarico, non è un incarico parlamentare, e voglio ringraziare veramente di cuore Attilio Pirro, che è attualmente l'assessore ai lavori pubblici da qualche mese, diciamo, col quale abbiamo insieme, ripeto, ad Alberto e ad Amelia, voluto, diciamo, inaugurare una nuova stagione di incontri sul tema della bretella. Io ringrazio ovviamente tutti i presenti. La vostra presenza ovviamente dimostra l'interesse che c'è nei confronti di questa opera. Volevo diciamo fare qualche riflessione iniziale, fare qualche osservazione, ricordando, perché insomma oggi Attilio obiettivamente fa l'assessore da qualche mese, non sarebbe giusto e non vorremmo assolutamente che venisse, diciamo, trasmesso questo messaggio, scaricare addosso a lui quelle che sono le responsabilità incontestabili di anni di ritardo nella consegna di quest'opera. Non sarebbe giusto anche per la disponibilità e la sensibilità che ha avuto rispetto a queste iniziative. Quindi forse è giusto, anche per stemperare un poco la tensione e l'attenzione che su questo tema ci sta, ricordare qualche passaggio di quest'opera. La bretella, insomma, molti lo ricorderanno, nasce nella metà degli anni 90 con un progetto che viene realizzato tra il 98 e il 99, è un progetto che va in appalto agli inizi del 2000, credo il 2001. Rispetto a questo progetto che viene appaltato nel 2001, inizia un contenzioso amministrativo davanti alla giustizia amministrativa. Allora era presidente dell'ANCE già, credo, Antonio Lombardi, che impugnò il bando e l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa che si aggiudicò il lavoro, ritenendo che i prezzi che fossero stati mutuati, diciamo, dalla provincia per l'investimento non erano quelli corretti. C'era la questione se dovessero essere i prezzi del 90 o del 2000. E effettivamente, se ricordate, il TAR annullò l'aggiudicazione e il bando stesso, ritenendo fondate le eccezioni dell'Associazione Nazionale Costruttori. La provincia impugnò quella decisione davanti al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ribaltò l'orientamento del giudice di primo grado, e quindi arriviamo praticamente alla fine del 2003 con l'opera consegnata e l'inizio che poteva prendere avvio. Ricordate, gennaio del 2004, in quest'aula consiliare ci vedemmo per la cerimonia, diciamo, di questa famigerata prima pietra posta, allora era ancora presidente Alfonso Andria, e per la verità subito vennero fuori i problemi di progettazione che hanno caratterizzato tutta la vita dell'opera. Perché? Nel progetto originario, Alberto, che tra l'altro è amante della caccia, conosce bene quei posti, ricadendo tra l'altro quella zona interamente nel demanio di Montanantiglia, dove oggi esiste il viadotto che attraversa il vallone, era previsto di scendere seguendo la vecchia strada Laurito-Montanantiglia, passare sul ponticello e salire sopra e ricongiungersi alla viabilità che è attualmente esistente. Quindi si trattava chiaramente di un percorso che non poteva essere definito degno di una bretella moderna, e se ricordate allora ci fu
un arresto immediato delle opere, in quanto chiedemmo, io anche, avendo la responsabilità già allora di essere sindaco, chiedemmo che venisse realizzata un'opera d'arte che collegava i due versanti di questo vallone, perché non era concepibile che si andasse sotto, insomma, con un percorso estremamente tortuoso che avrebbe reso indecente, diciamo, la definizione di una bradella di collegamento di una variante della strada 18. Ovviamente, per la verità, questa istanza venne recepita, però naturalmente le risorse che furono necessarie per realizzare quell'opera d'arte vennero drenate dallo stanziamento che era esistente allora. Se la memoria non mi inganna, credo che quell'opera d'arte costò tra i 600 e gli 800 mila euro, che ovviamente vennero drenati dal progetto iniziale e furono presi dal progetto iniziale. Contestualmente si iniziò il tratto più semplice su cui lavorare, che era quello da Massicella ad Abate Marco, che si trattò in sostanza dell'ampliamento della viabilità esistente. Furono tagliate alcune curve per facilitare la percorribilità di quella zona. E quindi, prego, prego Giuseppe, prego. No. Ah. Vai. Il tuo vice sindaco deve venire in campo. E quindi, se ricordate, furono eseguiti alcuni interventi di ampliamento di questo pezzo. Contestualmente iniziarono i lavori di realizzazione del viadotto che adesso è esistente. Quindi nell'ordine i tratti che furono interessati dalle opere furono il tratto Massicelli-Abate Marco, poi successivamente la zona palombara e viadotto, e in ultimo quel tratto che obiettivamente ci ha consentito di risparmiare quei 4-5 minuti rispetto ai tempi medi di percorrenza, che è quello che va oggi dalla rotonda di Abate Marco al quadrivio di Montano Antica, per capirci, quello scollinamento che si fa. Quindi un'opera caratterizzata da una serie di lacune progettuali che ovviamente in fase esecutiva, come era ovvio, vennero fuori e che penalizzarono i tempi di consegna di questa opera. Credo che arriviamo, riassumendo, diciamo, i passaggi che ho citato, all'anno 2008, inizi del 2009. Dopodiché c'è stato la necessità di fare una perizia di assestamento delle risorse finanziarie che erano state stanziate, perché ovviamente la cifra iniziale non era sufficiente a garantire la copertura di tutto l'intervento. Dalla nuova amministrazione provinciale eseguito uno stanziamento suppletivo per la zona centrale, che va, credo, dal quadrivio fino a, per capirci, all'officina del Fabbro, zona in cui stanno anche lavorando adesso. Anche rispetto a quest'opera, per la verità, si è accumulato un piccolo ritardo, perché se voi avete modo di guardare, stesso vicino al cartellone, avrete la possibilità di verificare che i lavori sono stati consegnati il 17 dicembre del 2011 e prevedeva 150 giorni di consegna dell'opera, quindi l'opera doveva essere consegnata, quel tratto doveva essere consegnato a maggio del 2012, stiamo a marzo purtroppo del 2013, quindi con 10 mesi di ritardo, ma in quel caso c'è stato anche un problema con l'Enel, pali che dovevano essere spostati, autorizzazioni che ovviamente ritardavano a venire e che hanno rallentato ulteriormente i lavori. Conclusione, perché ho voluto fare questa breve premessa? Per dire che il progetto obiettivamente fu realizzato dalla provincia per dare a loro un segnale, questa parte del Cilento, a queste 4-5 comunità che sono interessate. Allora i sindaci di allora spinsero moltissimo, io mi ricordo ero ragazzo, Alfonso Andria era stato eletto da poco proprio in quest'aula consigliare, quando si assunse l'impegno di iniziare quest'opera. Ma è chiaro che, come spesso capita, quando la coperta è corta e gli stanziamenti non sono sufficienti, si realizzano progetti che non sono esecutivi, e questa è la verità. La verità dei ritardi della bretella nasce da qui, da una non cantierabilità di un progetto esecutivo, le cui risorse stanziate inizialmente non erano sufficienti
tant'è che il viadotto non c'era, lo voglio sottolineare, ed è stato dovuto aggiungere successivamente, ad una serie di opere che non erano previste nel progetto iniziale, che sono state poi introdotte successivamente. In questo, un altro elemento che deve essere sottolineato è il tempo. Chi fa l'amministratore sa che se tu stabilisci di fare una strada in 5 mesi e per fare quella strada, anziché 5 mesi, ci metti 5 anni, gli agenti meteorici ti rovinano il lavoro che tu hai fatto, che è quello che è successo per esempio nel tratto iniziale. È del tutto evidente che la mancanza dell'asfalto, che non serve solamente per far circolare le macchine, ma anche per drenare e convogliare le acque, ha, diciamo, fatto venire meno il sostegno alle opere strutturali che esistevano, sulle quali peraltro credo che ci siano stati fatti anche dei controlli, perché in tutto questo è successo anche che qualche lavoro non è stato eseguito a regola d'arte, ma ripeto, questo è un elemento in più che si è aggiunto rispetto ad una difficoltà progettuale iniziale. Allora, a questo punto, diciamo, arriviamo ad Attilio Pirro. In questi anni si sono succeduti una serie di assessori provinciali. Qual è il senso di questa, di questo nostro incontro di stasera? Voi sapete che c'è il problema della finanziabilità della parte centrale dell'opera, che attualmente non ci sono le risorse che erano state inserite in un piano della provincia. Attilio, da questa amministrazione provinciale, però Attilio, che è persona onesta, sa bene, ci dirà ovviamente che la crisi, come si sente per i comuni, si sente pure per le province, che drenano risorse regionali e statali. Quindi se i tagli ci sono per i comuni, ci sono anche a maggior ragione per le province. Però io, se posso, diciamo, per quanto mi riguarda, dare così un indirizzo ad Attilio, dico: quando si entra a ricoprire un incarico istituzionale, fermo restando, torno a dire, che tu non hai responsabilità di tutto quello che è successo fino adesso, quando si entra a ricoprire un incarico istituzionale, a mio avviso, per quello che mi riguarda, è come uno che diventa sindaco e ha delle opere in corso. Io punterei a completare le opere che sono in fase di completamento. Giusto fare la rotonda a Palinuro, giusto fare la rotonda ad Orri e Cardino, giustissimo allargare la strada San Mauro La Fruca Futani. Però io penso, e credo che questo lo pensino tutti, che la priorità di un amministratore è concentrarsi sul completamento delle opere che sono in corso, perché altrimenti non si crea quella continuità amministrativa degna di una istituzione. Allora, il senso dell'incontro di stasera qual è? Io penso che potevamo organizzarlo anche un mese fa, però non volevamo, nel modo più assoluto, che l'incontro su una problematica così seria e importante coincidesse con l'appuntamento elettorale. Ma questo perché? Perché secondo me è importante trasmettere questo messaggio su certe questioni, su certe opere, su certe problematiche che interessano i cittadini e i territori. Non esistono colori politici, non esistono bandiere. Quindi anche il fatto di voler organizzare questo incontro 10 giorni dopo le elezioni vuol suonare anche come una provocazione, se volete, nei confronti di chi oggi ha responsabilità a vari livelli istituzionali, siano essi provinciali, regionali o nazionali, perché dopo le elezioni inizia il vero impegno di una persona che dice di voler rappresentare un territorio e di volersi assumere la responsabilità di guidare un territorio. Accanto a questo, ovviamente, è il senso anche qual è? Di voler responsabilizzare il livello istituzionale provinciale, che purtroppo è quello che ha il pallino in mano. La stazione appaltante di quest'opera è la provincia. E su questo voglio anche aprire un'altra riflessione della necessità e dell'opportunità dell'incontro di stasera. Noi oggi, mentre parliamo, tutti conoscono qual è la situazione politica italiana. Abbiamo una situazione drammaticamente difficile in cui nessuno è in grado di dire se fra 7 giorni, un mese o 3 mesi in Italia esiste un governo e se il Parlamento sia in grado di nominarlo. Se in Italia esiste la possibilità di nominare un governo che, esista, che abbia la capacità di sopravvivenza di 6 mesi o di un anno. Se nell'ambito di questi 6 mesi o di un anno questo governo eventualmente nominato dal Parlamento ha o no la capacità di fare delle cose per il Paese. Quindi, visto che il tema della provincia è ancora aperto, non è difficile che fra un anno le province vengano eliminate. Poi si può essere favorevoli o no
ma per quanto ci riguarda, per quanto riguarda questa benedetta opera, se venisse per caso soppresso l'ente provincia, le funzioni delle province venissero esautorate, ma voi immaginate quanto ritardo ulteriore si accumulerebbe rispetto a quest'opera? Ci vorrebbero altri 5 anni solo per capire qual è l'ente attuatore e quale dovrebbe essere il soggetto attuatore in sostituzione della provincia. Quindi tempo ce n'è poco, certo dirà Attilio dalla parte sua, ma fino adesso che avete fatto? Fino adesso che cosa è stato fatto? È successo quello che abbiamo detto fino adesso, ma io penso che un amministratore debba sempre guardare al futuro. Allora io credo che stasera, il 9 marzo del 2013, facendo diciamo tesoro di tutti gli errori che ai vari livelli diciamo si sono succeduti in questi ultimi anni, questo può essere il momento di recuperare quella coesione istituzionale tra comuni, provincia e insieme, se necessario. Noi sappiamo essere anche, tra virgolette, delle carogne, se vogliamo, no? Siamo un popolo, quello cilentano è bravo, insomma, è mutevole sotto questo aspetto. Se è necessario, io sono disponibile, come tutti credo, ad accompagnare Attilio, e se dobbiamo sbattere qualche pugno su qualche tavolo, indipendentemente da chi ci sta dall'altra parte, io sono disponibile e noi siamo disponibili a farlo, anche perché, ripeto, io ho colto, diciamo, anche nell'espressione dell'assessore attuale, qui credo che sia obiettivamente affidato un compito molto difficile. Per certi aspetti ho colto, diciamo, il pessimismo nella tua intelligenza, ma anche l'ottimismo nella tua volontà. Io credo che stasera noi possiamo scrivere una nuova pagina della storia di questa opera se, guardando al futuro, siamo in grado di creare un momento di coesione istituzionale a vari livelli, comprendendo, ripeto, che se si deve fare una lotta insieme per conseguire quello che è necessario fare, io credo che di questo resterà traccia nella memoria, e quindi penso che sia un servizio a favore della comunità. Per quanto mi riguarda, in questo momento, Attilio, mi dispiace, ma io come sindaco, noi come sindaci, questo ti possiamo offrire. Noi ti offriamo questo sostegno, che è il sostegno personale, istituzionale, tutto quello che c'è da fare, noi siamo disponibili a farlo, ma sapendo che per il gioco dei ruoli e delle istituzioni, chi ha oggi il compito di dare una soluzione, di guardare al futuro, è la provincia, facendo, se ritieni, tesoro di questi piccoli suggerimenti che ti andremo a dare stasera. Se c'è. Prima di far lasciare la parola agli assessori provinciali, nonché al sindaco di Alfano, io voglio solamente dire che sono qui per testimoniare l'impegno del mio comune rispetto alla costruzione di questa opera, un impegno che praticamente, per quel che mi riguarda, posso testimoniare palmo a palmo e minuto per minuto in questi 4 anni circa di amministrazione che mi hanno visto impegnato. Quindi vi posso raccontare tutto quello che è successo. Purtroppo questa opera non si è realizzata e credo che ce ne vorrà un poco per vederla realizzata, perché è frutto di una cattiva amministrazione. Con questo non è che voglio dire è frutto di una cattiva amministrazione, ma soprattutto è frutto di un cattivo apparato tecnico della provincia, che fin anche a qualche anno fa ancora si lavorava senza di avere un progetto esecutivo come progetto deve essere. Attilio ci dirà un poco tutte quante quelle che sono state le vicende, perché credo che competa all'assessore provinciale raccontarci le peripezie di questa opera. Io, per quel che mi riguarda, come sindaco di Montano, mi sono impegnato perché almeno la prima parte dell'opera venisse realizzata, e come sindaco di Montano mi sono impegnato anche oggi, anche di recente, per rendere percorribile almeno con qualche mezzo agricolo quella strada, perché interessa i miei cittadini, interessa i territori dei miei cittadini, e quindi ho fatto un ulteriore sforzo
per cercare di rendere percorribile questa strada. Sono qua, chiunque vorrà sapere minuto per minuto che cosa è successo dal 2009 a oggi, io sono pronto a raccontare quello che è successo. Grazie. Io mi aggiungo, poi lasciamo agli assessori per l'incarico, il compito di tracciare un po' il percorso che mi auguro si possa fare di qui in avanti. Vi saluto tutti affettuosamente, insomma mi accingo a iniziare anche un ruolo diverso in una condizione di grande difficoltà, non so che cosa vi potrò dire dal punto di vista dell'impegno parlamentare, visto che non sappiamo a tutt'oggi se saremo in condizione di fare un governo, ma se dovessimo farlo, questo governo duro, ovviamente metto a disposizione anche questa parte di impegno per gli interventi che la provincia vorrà sostenere. Il problema è che quest'opera, che certamente ha dei difetti di origine, lo ha detto bene il sindaco Di Laurito nella ricostruzione, incrocia anche delle difficoltà che abbiamo sicuramente anche con gli uffici tecnici della provincia, abbiamo avuto tutti, chi c'era prima e chi c'è adesso, d'altronde poi se accadono pure delle cose che hanno anche altro tipo di risvolti, poi non è che bisogna sorprendersi, questa è la condizione nella quale viviamo. C'è una cosa però che vorrei dire, è vero che quell'opera partiva avendo la consapevolezza di non avere una copertura finanziaria complessiva, però rendiamoci anche conto che noi parliamo di un'opera che doveva costare quasi 10 milioni di euro per un'area che serviva pochi piccoli comuni, quindi quella scelta fu una scelta politica alla quale bisogna riconoscere coraggio, responsabilità, interesse per il territorio, altrimenti manca un tassello poi nella ricostruzione. E partì anche nella consapevolezza di non avere una copertura economica complessiva, perché c'era l'esigenza di farla partire, altrimenti non sarebbe partita mai. Insomma, e si è fatto un certo tipo di lavoro per sostenere quell'opera, anche dal punto di vista finanziario, almeno dal 2004 al 2009, però. Perché ricordo che abbiamo messo in cantiere l'opera, siamo partiti con una parte importante di quell'opera che ricordava pure Vincenzo. Ovviamente c'era la consapevolezza di fare anche un percorso finanziario, cioè voglio dire di dividere un'opera in lotti che poi annualmente trovasse una copertura e un finanziamento rispetto alle opere. Ma il punto è che bisogna trovare il modo per far ripartire l'aspetto finanziario, non solo quello progettuale, perché l'opera poi si è bloccata economicamente lì, e adesso il tentativo che deve fare l'assessore, sta da poco tempo, lo ha ricordato Vincenzo, è quello di cercare in qualche modo di dare una priorità a quell'opera. Ora, di errori ne sono stati fatti tanti, io potrei comodamente dire che ci sono pure degli errori in alcune scelte, magari di altre opere che potevano essere evitate, qualche rotatorio in meno, diciamoci con franchezza, dove non serviva, e qualche scelta in più di investimento per completare invece alcune opere come queste che erano necessarie, forse poteva essere anche un qualcosa di utile da fare in questi anni, però qui è inutile che stiamo qui a rimbalzarci con le responsabilità, ne troveremo di tutti e per tutti, il problema è capire quale percorso fare per andare avanti. Ora, la situazione finanziaria attuale della provincia la conosciamo tutti, quindi io non so che cosa andiamo a cercare nel bilancio della provincia per fare queste cose, credo non. Il punto è un altro, è che in questa filiera istituzionale che ricordava prima il sindaco manca un tassello, che è la regione. Cioè, bisogna pure chiedere a questi che stanno lì, che non sono pochi, di cominciare a dare una mano sulle cose concrete, perché lo scicotto, le feste, lo splendore, insomma tutta sta roba qui serve. Serve però poi nella necessità di dover dare conseguenzialità rispetto a delle cose concrete che dobbiamo dare a questo territorio. E sul livello regionale bisogna richiamare un po' di responsabilità, un po' di impegno in più da parte dei nostri amici. Tra l'altro voglio ricordare che il presidente Caldoro si è presto a restituire 1.700.000.000 di euro all'Unione Europea di fondi non spesi. Ora, i percorsi sono lunghi, sono brevi, però è un dato di fatto che si registra in questi giorni. Io ricordo che all'epoca mobilitammo un po' di fondi FAS, allora, pure su,
su queste opere, insomma, su altre opere, la variante di Vallo, altri interventi che avevamo programmato, bisognerebbe recuperare un po' di queste risorse, anche nuove, io credo per mettere a disposizione di alcuni interventi infrastrutturali, fare un elenco delle priorità di quelle che servono come opere fondamentali da completare, ovviamente inserirci anche queste, e bussare un po' anche alle porte della Regione che su queste cose deve dare un segnale concreto. Io mi auguro che nelle vostre risposte ci sia già anche traccia di tutto questo. Se non c'è traccia però di questo segnale da parte della Regione, ovviamente avete voi in Regione una rappresentanza istituzionale molto forte che potrebbe cominciare a sostenere un po' questo tipo di iniziative. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda noi, ovviamente quando si tratta di collaborare per cose da fare, noi siamo sempre a disposizione per quello che possiamo fare, possiamo realizzare. Io conosco la situazione finanziaria della provincia, quindi non mi chiederei, sarei irresponsabile mettermi a fare un po' adesso la demagogia sul dire dovete inserire nel piano annuale, triennale, storie varie. Però adesso c'è bisogno di un sostegno forte di un ente che manca ormai su questo territorio da molto tempo, che è la Regione, che su queste opere, se c'è un elenco di priorità fondamentali che avete fatto come opere da completare per la provincia, deve cominciare a dare una risposta finanziaria, perché credo che sia indispensabile accompagnare questo lavoro. Poi quello che sarà per il futuro delle province non lo sappiamo, io sono dell'avviso, l'ho detto anche in campagna elettorale, non sospetto, non lo dico soltanto oggi, che il problema dell'Italia non è soltanto abolire un ente e andare alla ricerca di quello che può essere tutti i giorni un ente utile, ma c'è la necessità di un riordino istituzionale più forte, perché noi con la modifica, per esempio già all'epoca del titolo V della Costituzione, abbiamo dato forse troppo potere alle regioni, non abbiamo ben ripartito poteri e competenze che potevano invece essere meglio distribuite sui livelli locali dell'amministrazione, quindi non è che abolendo un ente si risolvono i problemi dell'Italia, cioè, c'è una questione molto più complessa su questo, sulla quale dovremmo lavorare, ma questo è un aspetto diverso. Ma con o senza le province, con o senza un ente, rimangono poi le opere da fare, quindi ci sarà sempre qualcuno che dovrà farsi carico di completare quest'opera. Io mi auguro però che in questi due anni di governo regionale che rimangono si possa dare su alcune opere strategiche un segnale forte. Quindi da questo punto di vista mi aspetto un vostro impegno e soprattutto mi auguro che l'impegno di chi sta in Regione possa essere poi conseguenziale alle vostre sollecitazioni. Buonasera a tutti, io Simone ti ringrazio per la presenza, a dire la verità mi meraviglia questo discorso che hai fatto. Sei stato in provincia per 10 anni, questa sera qui abbiamo parlato di lotti ma non abbiamo parlato di cifre, ve lo dico io quali sono state le cifre che sono state spese su queste, sulla bretella, sulla bretella. Fa polemica, non voglio fare polemica, non voglio, impostare il discorso in maniera corretta, lo imposto in maniera corretta partendo non dal 98, va bene, fa pure la strada provincia, ma non c'è un euro, l'avete dissacrata la provincia, l'avete dissacrata, ci sono 300 milioni di euro dal 2004 al 2009 per opere che non esistono. Non fare propaganda, campagna elettorale è finita, parliamo di no, cose. Io sono qui, ti sto dando una risposta. Se uno può fare campagna elettorale. Allora, io parto dal 2004 e mi fa piacere che il sindaco di Laurito abbia organizzato questo incontro. Proprio qui nel 2004 abbiamo partecipato, ero sindaco, e abbiamo partecipato alla consegna, i sindaci del territorio hanno partecipato alla consegna dell'opera in quest'aula a gennaio 2004. Per l'opera erano stati impegnati circa oltre 8 miliardi, mi ricordava Simone che erano 9 miliardi di vecchie lire. L'opera comprendeva 7 chilometri e questi 6 chilometri, bene, i 6 con 8 miliardi a base d'asta dovevano essere realizzati i 6 chilometri di strada. La prima pietra, sapete dove l'abbiamo posizionata? Il presidente Anchia l'abbiamo posizionata qui a Laurito, ma l'opera non è partita da Laurito per la scusa che non c'era
il viadotto, l'opera è partita da Massicelle e quei soldi sono stati spesi tra Massicelle e Abate Marco e sono finiti 8 miliardi di vecchie lire. E non c'erano abbiamo abbiamo chiedo scusa, non dobbiamo, non devo dire quello che conosco, i fatti come sono andati, fatemi continuare, poi ribadite quello che sto dicendo successivamente. Numero 8. No, non c'erano, noi partimmo con l'opera e poi bisogna come? Chiedo scusa, la legge prevede che i progetti debbano essere esecutivi, non si possono fare gare con progetti. E mi è stato fatto un progetto generale. Scusate, io vi ho fatto parlare, posso parlare anch'io? Scusate, io vi ho fatto parlare, posso parlare anch'io? Finite quelle somme, la provincia ha fatto un ulteriore mutuo di 1 milione di euro per il tratto da Abate Marco a Montano Antiglia. Non solo, ha realizzato la rotatoria per oltre 100.000 euro. Oltre 100.000 euro. Non noi. Bene, l'hanno realizzata, chi ci ha preceduto? Io vi sto raccontando come sono andate le cose. Con il 1 milione di euro è stato realizzato il tratto, dicevo, da Abate Marco a Montano. Non finisce qui, perché la provincia ha dovuto fare un ulteriore mutuo nel 2007 di 1,5 milioni di euro. Questo 1,5 milioni di euro è stato messo in gara. La ditta aggiudicataria è una ditta di Roma. Ha fatto un ribasso del 35%. Naturalmente l'impresa non aveva intenzione di realizzare i lavori ed è stato fatto un subappalto ad imprese locali. Fin qui tutto bene, perché l'economia resta sul territorio. Sapete chi erano le imprese locali? Le stesse imprese che hanno realizzato per centinaia di migliaia di euro la strada di La Palombara. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, per centinaia di migliaia di euro. Bene, arriviamo al 2009, quando questa amministrazione si è insediata. Visto che io sono stata eletta in questo collegio, la prima cosa che ho fatto sono andata a chiedere come stavano le cose sulla pretenda, perché il sollecito mi veniva fatto da più persone. E ho letto sul cartello, perché non conoscevo i tecnici, ho letto chi era il direttore dei lavori, il progettista, e ci sono andata molto speranzosa, pensando di ricevere notizie confortanti. A dire la verità, il tecnico si è urtato, ma non poco. Il tecnico era lo stesso che aveva realizzato i lotti precedenti per 1 milione di euro, e devo dire di più. Era lo stesso tecnico per cui ha realizzato la strada fantasma POP Acciaroli e per cui hanno fatto. Ma questa altri... abbiamo letto dai giornali, noi vogliamo sapere adesso che avete intenzione di fare. Lo diciamo questa subito. Abbiamo letto dai giornali. Lo diciamo subito, lo diciamo subito quello che c'è intenzione di fare. Qual è l'intenzione? Dicevo che il tecnico si è urtato e non di poco, a che mi ha detto che non ricordava. Che cosa era previsto? Quando gli ho chiesto che cosa è previsto, si finisce con questo lotto? Mi ha detto no, dice probabilmente no, dico mi faccio vedere il progetto. Ma hai fatto arrestare tu a questo tecnico? Non io. Ma non ci sono strade, cari, non si può camminare, ma si c'è pare nulla, è vergognosa la quale barra. Arriviamo anche a questo. Arriviamo anche a questo. Allora, gli ho chiesto il progetto. Un progetto di 1,5 milioni di 3 fogli. Sapete quali erano le voci principali? Movimento Terra. Non solo, però leggendo il progetto, ho visto che c'era anche la segnaletica orizzontale e verticale. Al che mi sono anche risollevato, ho chiesto, dico, ma se c'è la segnaletica orizzontale e verticale, vuol dire che
la strada verrà ultimata. Lui mi ha risposto, mi ha dato una risposta negativa, dicendo che ci devono essere delle varianti, c'erano stati degli imprevisti. A che ho chiamato il sindaco di Montano e l'allora sindaco di Laurito, abbiamo fatto un incontro con l'assessore. L'assessore inizialmente pensava che io volessi avere una rivalsa politica, cioè fosse da parte mia, ci fosse qualcosa di contro la persona. Io gli ho fatto capire che il mio interesse era solo quello di vedere realizzata l'opera. E dopo un po' ha nominato una commissione d'inchiesta e dei soldi che erano finiti, sapete quanto hanno recuperato? 900.000 euro. Questi 900.000 euro sono stati rimessi in gara, per cui era una strada dove i pareri non c'erano, non avevano depositato i calcoli, non c'era, c'era da spostare i pali e non avevano fatto la richiesta all'Enel. Oggi, l'anno scorso, dopo un anno, perché c'è stata l'indagine della commissione per il recupero di queste somme, dopo un anno il progetto è stato rimesso in gara. Il progetto per 600.000 euro, oggi a più 600.000 euro la coperta è corta, oggi abbiamo il ribasso d'asta, un ribasso d'asta che io ho proposto di utilizzarlo per la messa in sicurezza di quella strada, perché andando lì veramente vergognoso, c'è un ristorante, ci sono attività produttive, un vapro, c'è chi vende i prodotti agricoli, stanno fallendo. Certo, siamo noi adesso che abbiamo il cerino acceso in mano. Che cosa vogliamo fare? La provincia nel 2009 gestiva un bilancio di 180 milioni di euro. Oggi la provincia gestisce un bilancio di 65 milioni di euro. Nel 2009 si potevano permettere anche di buttare i soldi dalla finestra. Oggi non hanno i soldi per pagare i dipendenti. Negli anni precedenti, arriviamo alle strade che sono dissestate, negli anni precedenti la provincia per la manutenzione delle strade, sapete quanto spendeva? 36 milioni di euro. Fino all'anno scorso noi ci siamo ritrovati a spendere 3 milioni di euro perché non ci sono i soldi. Quest'anno non abbiamo un centesimo. Dottore, scusate, ma quanto è stato speso dalla zona retara a Cambora? Ve lo dirà l'assessore Pietro. No, passano 10 macchine al giorno. 12. Dobbiamo dire la provincia quanto ha speso sulle nostre strade. Devo fare un report anche per sapere quante centinaia di migliaia di euro ha speso sulle nostre strade, che dove adesso sono impercorribili adesso, perché è colpa qualche politico che è venuto sul posto, è colpa dell'assessore literale che non ci mette i soldi, è colpa anche di noi sindaci che non abbiamo aperto, siamo stati overtosi. Noi avremmo dovuto denunciare, così come ho fatto io l'ultima volta per recuperare 900.000 euro. Se su 6 milioni di euro avessimo aperto gli occhi, sicuramente potevamo recuperare 2-3 milioni di euro, sicuramente, facendo le dovute proporzioni. Oggi siamo in queste condizioni, siamo nelle condizioni in cui la provincia, io in questo momento non posso prendere impegni, perché vi direi una bugia. Con la regione ci attiveremo, ma la regione è più dissacrata della provincia. Chi fa l'amministratore lo sa, abbiamo avuto una 51 negli anni precedenti senza copertura economica, senza copertura finanziaria. Che cosa facciamo? I comuni stanno anticipando le quote, i dati dei mutui, senza che la regione le stia restituendo. Abbiamo fatto un incontro con Simone, con l'ANCI, ricordi Simone? La provincia e la regione
disse chiaramente, i tecnici, non i politici, dissero che avevano dato purtroppo le 51 senza copertura finanziaria. Simone, è vero che i soldi di Tono li restituiscono, ma non hanno la capacità. Tu sai che le quote europee non sono. Ma perché le restituiscono? Anch'io prima mi meravigliavo e dicevo restituiscono i soldi, però la quota europea è una parte della quota europea, l'altra parte è dello Stato, un'altra quota ce la deve mettere la Regione. La Regione non è soldi per metterci. Io in questo momento sono speranzosa, proprio perché è stato eletto un figlio di questa terra e sono sicura che Simone Valiante, il suo impegno, conoscendolo, io spero che lui, essendo al governo, possa ultimare questa strada. Gioco. Grazie. Noi Cristo non c'è. Scusate un attimo, ti faccio parlare, poi scusa, Cono, ti faccio parlare. Guarda, è comprensibile anche lo sfogo. No, io per l'amor di Dio, ma sto sentendo solo cose male. Cioè, come tu va a amministrare. Aspetta un attimo. Scusate, io giusto per. Ho detto la verità. Ma nessuno ti ha detto la cosa. Cioè, hai detto la tua opinione, diciamo. Io alcune cose che hai detto non le condivido. Perché lo sappiamo tutti. Scusa un attimo. Per il futuro. Cos'è? Un suicidio collettivo? Cioè, esatto. O mettiamo un elicottero con due elicotteri così ci trasferiamo via. Lei fa il giornalista, per quale motivo non ha scritto sui suoi giornali queste le notizie prima, quando hanno rubato? Allora non mi vedo qui, io l'ho letto. Chiedo scusa, possiamo un attimo ristabilire, è comprensibile anche lo sfogo di Amelia, secondo me, però ripeto, io vorrei tornare un attimo a fare un passo indietro, facendo una premessa però, sennò qua se non mettiamo le cose in chiaro, io potrei, se volessi impostare il ragionamento così, cavalcare alla stessa stregua di qualcun altro, perché io ho fatto il sindaco fino al 2007, ma l'impostazione che voglio dare stasera è un'altra. A proposito di quella persona che è stata arrestata, che era di Gioi per mazzette, mi dispiace che stasera non c'è Domenico Bucciano, perché altrimenti avrebbe potuto raccontare, essendone testimone oculare, di un'aggressione fisica che io feci nei confronti di questa persona agli inizi del 2007. Quella persona poi è stata travolta da un'inchiesta giudiziaria ed è stata arrestata. Questo a significare che se tu guadagni 1.200 euro al mese e te ne giri sulla macchina di 100.000 euro, qualcosa non funziona. Però a significare che qui le battaglie le abbiamo fatte tutti. E nel 2007 c'era un'amministrazione provinciale che era consonante alla mia impostazione politica, ma questo a dimostrazione del fatto che io, come tanti, penso, qui stasera, non ne facciamo una questione di colore e di bandiera. È successo che una serie di eventi che io dal mio punto di vista ho sintetizzato hanno determinato errori. C'è stato anche quello che hai detto tu e io l'ho ricordato, perché anche le imprese fottono soldi su tutti i lavori, non solo sulla bretella. Chi glieli fa fregare? O tanto fottono sempre, quindi che ci siano soldi, le imprese che si siano fottute i soldi, non è successo solo sulla bretella e non succede, non sarà l'ultima volta. Poi è compito degli amministratori, di chi nomina i direttori dei lavori, di quali sono le logiche con le quali vengono nominati i progettisti e i direttori dei lavori, per comprendere se queste cose debbono accadere oppure no. Però io penso, pur condividendo il tuo sfogo, che noi dobbiamo ritornare, ma non perché l'ho detto io, al senso di questo incontro. Io sono contento, siamo contenti di averlo organizzato, perché purtroppo non ci sono i soldi per portare a compimento la strada. Mo, la croce noi non la vogliamo buttare addosso a nessuno, ma c'è questa emergenza e non possiamo restare così, giustamente, come si diceva, a farci il suicidio di massa. Dobbiamo trovare una strada insieme per portare a compimento l'opera. Io ho fatto un'altra proposta, questa sopra, ho detto, se avessimo avuto altre condizioni, il mio potevamo mettere sarebbe dei stato soldi. Certamente, disponibile certamente, ad assumersi certamente. Un mutuo per, in questo momento, se io questa sera gli avessi detto, guardate, mi attiverò, per l'avrei preso in giro.
non è cosa mia prendere in giro la però gente. Devi impegnare, perché abbiamo la fortuna di avere due assessori da parte mia, abbiamo la fortuna oggi di avere l'onorevole Varianda al governo, eppure l'onorevole che ha giù. Chiedo scusa, volevo aspettare un attimo. Aspetta un attimo. Allora, ristabilito questo, visto che c'è pure donna. Chiedo scusa. Ristabiliamo un attimo. Mi faceva piacere se prima dell'intervento finale di sintesi dell'assessore c'era qualche intervento da parte del pubblico. Se poi stasera dobbiamo dire vogliamoci bene, vogliamoci bene. No, abbiamo la regione allora. Vedo pure Don Aniello, mi farebbe piacere se dessi. C'è l'onorevole Varianda di questa Ok, a posto. Non è il problema del governo. C'è stato 5 consiglieri regionali che stanno in maggioranza, avete detto 5, vabbè. Ma tu, cioè, tu non puoi ragionare tu ti stai giustificando. No, nessuno ti accusa e tu ti giustifichi. Il problema è che tu devi chiedere a quelli che hai votato alla regione, cara verità, e stare assumere gli impegni come ti stai assumendo tu, perché tu hai il coraggio di venire qua e di mettere la faccia con la gente. E quindi meriti rispetto per questo, non è che te l'hai giustificato. Però non puoi chiedere che noi facciamo finta che ci stanno una parte del genere che esistono proprio. Io nell'ultimo periodo. A me, ma non ti sto accusando, ti sto chiedendo. Io sono un milione di euro. Non avevo recuperato, perché diciamo la verità, quante soldi hanno speso su questa pretesa? Io non ti sto accusando di nulla. Io ti sto dicendo. Perché è un'impresa che stava portando a casa. Ma sono stati recuperati a seguito della tua denuncia. C'è stata la commissione di indagini. Hanno recuperato 900.000 euro che l'impresa si stava portando a casa. Un momento. Perché allora sono stati messi a bando soltanto 600.000 euro? Gli altri 300.000 euro, i politici della provincia, tutti, che hanno fatto? Ce li siamo portati a casa. E come è che si è portato in questo? Ascolta, 600.000 euro, perché? No, io ti voglio scusare. Io solo una cosa voglio comprare. Vabbè, allora noi ci stiamo impegnando tutti. Allora, sei stata brava che hai recuperato anche questa volta. Tenendo alto, per carità, io ti sto solamente dicendo, cioè possiamo insieme, tutti quanti, voglio dire, chi dalla parte, chi dalla, chiedere ai nostri amministratori regionali di fare uno sforzo per venire incontro a quest'opera attraverso i fondi che la regione continua a gestire, perché prima non esistono più soldi alla regione. Uno quando dice che ce ne stanno le mie, per carità, ma non è che non esistono più soldi, ci sono piani di finanziamento che vengono abitualmente fatti e ripartiti sul territorio, ma alcuni meritevoli di attenzione, altri secondo noi contestabili. Io ti sto solamente chiedendo, ci stiamo chiedendo tutti quanti insieme, in modo che non ci stiamo. Possiamo chiedere a questi amministratori regionali di venire incontro a un piano di opere finanziato da prima. Io ricordo, ho solamente detto questo prima, non è che voglio dire noi facevamo questo e poi non lo fa, per l'amor di Dio. Io ricordo solamente all'epoca che avemmo una ripartizione di fondi FAS, quando ancora ci davano più fondi FAS, e riuscimmo a spalmare un po' di interventi su questo territorio attraverso la regione. Allora io ti chiedo, possiamo insieme capire, visto che sono al governo da 3 anni, rimangono altri 2 anni, lasciamo perdere quello che hanno fatto da 3 anni, io non giudico positivo, non mi interessa, noi stiamo cercando di venire incontro a un problema. Possiamo in questi 2 anni insieme chiedere ai nostri amici amministratori regionali di venire incontro a quest'opera attraverso un intervento che può essere anche sostenuto dalla regione? Tutto qua, penso, voglio dire, che sia una cosa legittima, voglio dire, si fa, non si fa, noi diciamo, inseriamo questa opera tra le opere strategiche che io mi auguro la provincia segnale alla regione come opera strategica da completare, perché immagino che avrete fatto anche qualche segnalazione degli interventi che ritenete più urgenti anche alla regione. Dico, immagino che si farà qualcosa. Dopodiché in questi 2 anni lavoriamo insieme, perché la regione va incontro a questo. È inutile pensare che sta cosa arriva dall'altro, non è possibile. C'è un unico ente in questo momento, vista la condizione che nella quale la provincia, che conosciamo tutti quanti, per questo che ho detto prima, è inutile sparare addosso alla Croce Rossa, no? Ma vista la condizione che è la provincia e visto che ci sono un po' di rappresentanti regionali, non pochi, che siedono anche per conto di questa provincia in regione, possiamo chiedere loro di sostenere questo tipo di intervento? Penso che sia legittimo, non è tutto qua, non si tratta di accusarci o di giustificarci, tutto, voglio dire,
ti stai giustificando per una cosa della quale nessuno ha accusato. Giustificando, io ho voluto spiegare all'assemblea come stanno realmente le cose. Hai detto la tua opinione. Assessore di ringraziamento, se voi ti chiedevamo la strada che tu hai promesso 3 anni fa, quella che aveva portato a mare, hai ragione. Però questa è una cosa vecchia. Allora chiedo scusa. Allora, ritornando alla strada, allora, per chi pensa che dice, ma questi che cosa sono andati a fare a riscaldare la sedia? Ma pensate che qualsiasi persona andando lì è così stupida da non chiedere per il proprio territorio. Non ci sono le condizioni. Ma vedi che d'altra parte hanno fatto. Non ci sono. Allora, una strada che ho fatto inserire nel PTCP, l'unica cosa, ho fatto inserire questa strada nel PTCP. Non ci sono state le condizioni, perché 6 milioni di euro, 8 milioni di euro, la provincia, né la provincia e né la regione. Voglio ricordare a Simone che la regione, anche negli anni passati, quando c'era un'amministrazione di sinistra alla provincia e di sinistra alla regione, lo stesso non ha dato nulla alla provincia. Alla provincia! E l'assessore Alfieri, l'assessore... Abbiamo ripartito i fondi bassi, abbiamo l'elenco dei fondi bassi. Scusa, poi assumo la presidenza, perché quello che è successo 10 anni fa a noi ce ne fotte altamente. Allora, io volevo, chiedo scusa, basta, per favore, basta, non ti è consentito, basta, mi fa piacere che succedano queste cose, così chi se ne va e ha responsabilità di governo a tutti i livelli si impegna di più, quindi sono contento che succedano queste cose. Detto questo, mi pare doveroso, ripeto, dare la parola ad Attilio per avere una prospettiva. Volevo salutare Don Aniello, che parla con delle comunità di Alfano, Montano e Laurito. Mi farebbe piacere se due parole, così anche per distendere un po' i toni della benedizione, mi farebbe piacere se qualche breve intervento. Io mi rendo conto che insomma tanti vorrebbero parlare, però due o tre interventi. Sono venuto qua, sì. Ti voglio dare la parola, ma se voi mi spiegate quello che è passato, io non sono né cieco né scemo, l'ho visto pure io sono venuto qua per vedere se tra gli assessori e gli amministratori, perché poi voglio dire, chi vince e chi resta all'opposizione. Noi nella platea avevamo solamente votato, ma noi non ci entriamo proprio. Se c'è qualche errore dovreste avere voi veramente, ma no, stasera io sono qua per capire se c'è la possibilità, prima che mi succeda qualche altra cosa, di poter attraversare per quella bratella, perché già una volta mi è successo e ho visto quando dista Rofrano Vallo. Io non lo auguro a nessuno, capisci? Amelia, Vicenzo, a tutti quanti lo dico. Quindi è un'emergenza davvero, perché calci sono 3 paesi, compreso il tuo, Rufrano e Laurito, che quella bratella doveva essere esplosiva per questi 3 paesi, perché ne sono ancora, non porta che Gesù Alfabeto e Crapano, ma sono aggiornato pure io come sono state fatte le cose. L'unica meraviglia che mi faccio, sapete qual è? Che dal 90 o 2013 e ancora non abbiamo terminato, parliamo tutti quanti poco, platea e anche chi già gestisce, perché voi altri gestite lui e non dite che non è vero, perché voi siete eletti anche con i nostri voti, questa è la verità. E adesso che se c'è qualche denuncia da fare, da fare un cittadino, la dovete fare voi. Voi siete quelli che dovete, voi siete quelli che guidate il carro, e noi perdiamo le sacche con il carro, via, e guarda, siamo arrivati a un punto che sinceramente ti viene solo da ridere, allora, scusate tra Simone, a me non mi interessa proprio questa cosa qua, a me mi interessa che si potrebbe terminare la bratella e poterci passare qualche volta, capite? Quindi io spero che mettete d'accordo, il merito poi che lo vuole a destra, a sinistra, pigliate meno, nessuno me lo toglie. No, anzi, io voglio rispondere al quale lo ringrazio per quello che ha detto. Se facciamo domande, assolutamente no. Allora, non è esigente. La signora cosa devo spartare? Qual è la promessa che vuoi fare stasera all'assemblea? Non lo vedo. Bravo. Adesso non è facile. Allora, cosa abbiamo esigente di dare un completamento? Non ce lo possiamo neanche permettere, io credo. Allora,
fare promesse che non potrebbero essere mantenute. La promessa è quella dell'impegno, ma l'impegno non a livello provinciale, perché la provincia non ha nulla, ripeto, non ha nulla. A livello regionale ci tenteremo. Dobbiamo tentare ancora più in alto. L'impegno è volontà, l'impegno. Scusa, ma Amelia, ma i soldi che si piglia la provincia dalle assicurazioni delle macchine, che fai una cosa come la vita? Io pago 60 euro all'anno con un'assicurazione e 35 con un'altra. Che ne fai? Si soldi che domanda fai? È la tassa provinciale. La provincia, che la provincia fino a quanti anni? Al 2009. La provincia aveva un bilancio di 180 milioni di euro. Gino, per favore, c'era Don Daniello che voleva parlare. Non sono pagati gli stipendi. Volevo solo ringraziarti per l'invito, visto che ci siamo incontrati e mi hai chiesto di partecipare. L'unica cosa che voglio dire all'assemblea è che condivido pienamente la linea di verità, no? Espressa pure dal sindaco di Alfano, cioè assessore, sindaco, perché è inutile che diciamo che vogliamo strappare promesse, no? Cioè, vorrei fare un plauso alla concretezza di questo incontro. Non ci sono opportunità per uscirne se non davvero collaborare insieme, ma non facendo, mi permetto, non voglio giudicare nessun tipo di intervento, no? Dove vanno sti soldi, dove vanno. Però già che una denuncia è stata fatta, per me è ottimo, altri non l'hanno fatto. Già che c'è, io mi auguro, voglio augurare che ci sia al governo Simone, ancora non c'è un governo, però che ci sia un augurio di speranza. È vero, questo filo conduttore ci deve unire, cioè comune, provincia e speriamo governo al più presto. Però questa, partire dalla sana consapevolezza che la situazione è davvero critica, è critica per le nostre famiglie, è critica per tutti, ve lo stanno dicendo questo. L'unica preoccupazione è questa, chiedere aiuto agli assessori provinciali nel massimo della, confidando nell'impegno che ho avuto anche modo di constatare del sindaco di Alfano, di approfittare di questi altri due anni di provincia, perché non si sa, la politica non so, due anni provincia, regione, lasciamo stare, perché non so come andrà a finire, cioè oggi diciamo che ci sono le province, domani non ci saranno, siamo tutti, allora approfittiamone ora che abbiamo, e ringrazio davvero questa opportunità, per non solo un confronto di posizioni, ma soprattutto un confronto su un'idea, la bretella, la vogliamo fare? Sì, allora uniamo, non dico le forze per poi partire chi sì e chi no, ma tutti quanti avere un unico obiettivo. Oggi scherzando con qualcuno hanno detto, Donani, fa una colletta, sì, ho questa capacità di estorcere denaro dalle tasche dei fedeli, la vorremmo pure fare, no? Potrei garantire, io vorrei dire questo, io poi sono un po' così particolare, loro mi conoscono, togliamo tutte le feste per un anno, sono 120.000 euro. E facciamo la bretella. Però così posso dire una cosa, però la maggior parte delle persone crede che non sia questo il modo per onorare i santi. Va bene, sono tutte fantonie. Ma per dire, però per dire, se da tutto questo, no, da questa provocazione, sindaco Speranza, se da tutta questa provocazione ne scaturisce il serio impegno vostro e davvero il buon senso di noi gente, popolo, allora potremmo essere bovini, però onestamente è inutile fare domande, è giusto riportare tutte le fasi per vedere chi ha mangiato, ma ora che nessuno mangia più, almeno per non mangiarci l'uno con l'altro, cerchiamo di... Ma se tu mi viene a dire che hai mangiato pure sotto l'anno scorso, non me ne fai assaggiare più. Sì, signor, vi passo subito la parola. Io volevo solamente fare un attimo un punto. Condivido in pieno quello che ha detto Don Daniello. Noi siamo qua stasera. Sindaco, devo aspettare ancora il Papa, figuriamoci, quindi siamo tutti. Noi siamo qua stasera perché abbiamo una responsabilità verso le nostre comunità e verso il nostro territorio.
Allora non possiamo essere qua a venirvi a vendere fandonie, perché non rientra nel nostro stile, non rientra nel nostro modo di fare. Siamo qua per illustrarvi innanzitutto quella che è la situazione di questa opera, e questo credo che abbia voluto fare l'assessore Viterale, insomma, con, anche se l'ha fatto in maniera passionale, come solito, insomma, fare sempre lei le cose. Allora, il discorso è che al momento è inutile che noi potete immaginare che vi diciamo prenderemo i soldi dalla regione, li prenderemo dal governo, dall'Europa, eccetera, eccetera. Quello che vi possiamo garantire, almeno parlo per me, ma credo di poter parlare anche per i colleghi che sono qua al tavolo, è il nostro impegno. L'impegno totale nel deperire le somme. Allora, credo che l'assessore Pietro invece ci dirà di qui a breve che per quel che riguarda le somme che risultano dal ribasso d'asta ha già disposto per gli uffici tecnici per far proseguire le opere. Dopodiché, quello che dobbiamo fare proprio operativamente, perché a me piace di essere pragmatico e operativo, non possiamo perderci, insomma, in tante situazioni. Dobbiamo fare il progetto del completamento per capire quanto costi il completamento di quest'opera e per capire quante sono le somme che dobbiamo andare a recuperare. Poi, consentitemi, l'amministratore sogna e cerca anche di sognare e di proporre qualche cosa. Se fosse per me, proprio per il discorso che diceva Cono prima, io questa opera, se ci fossero i soldi, se ci fosse la possibilità, la vedrei estesa fino al cimitero di Laurito, proprio per scavallare Laurito, che costituisce un rallentamento nel traffico, e proprio per avvicinare Rofrano, Alfano e Laurito all'asse viario della Cilentana. Grazie. Visto che sta Bratella, mi tocca moltissimo da vicino e ne sto pagando le conseguenze da anni. Quindi questi movimenti terre che ci sono stati a finire di rovinare in condizione pietosa. Non ritorniamo sempre sulle stesse cose. Ora la ditta che sta lavorando, forse guidata da tecnici con un cervello e con una morale diversa, fanno movimento terra e fanno anche le opere murarie. Ora la strada è in condizione proprio pietosa, infatti ieri proprio un camionista che è venuto a scaricare delle bibite lì, il signore, io mi sono vista ammazzata col camion perché si slitta, è in condizione pietosa. Quel pezzo che si farà, che ben venga, ero d'accordo col sindaco perché qualcuno dice che si doveva iniziare da quest'altra parte, invece d'accordo con lui perché il pericolo più grande era proprio all'imbocco lì della strada, perché io che ci passo anche due o tre volte al giorno mi rendo conto e ci andavo sempre, ci andavo con la morte nel cuore nelle condizioni in cui ero. Quindi l'impegno che voi dite, se non ce la fate sola, ma facciamo anche un movimento noi alla regione a vedere, non è giusto che i soldi li fregano dove non li devono mettere, insomma. Lì è un rischio continuo tutti i santi giorni. Adesso, diceva anche l'ingegnere, si sono fatti proprio dei gradini. La macchina ci va a stento. Io sto patendo da anni. Veramente, come ha detto Amela, tenendo conto delle attività che ci sono, stanno fallendo. Ci stanno mettendo in condizione di fallire. Si sta tenendo proprio con la morte nel cuore, con i denti stretti per vedere dove va a finire. Ma diamoci veramente una mossa tutti quanti. Se non ce la fate solo, facciamo un movimento. Mi diceva il sindaco una volta, ci vogliamo andare a incatenare da qualche parte, vediamo che dobbiamo fare. Se avete bisogno che dobbiamo lottare anche noi, ci siamo. Questo voglio dire, ci siamo anche noi. Io vorrei aggiungere una piccolissima considerazione. Augurandomi che ciò che ha detto Don Agnello non sia una cosa scherzosa, perché dovrebbe essere molto seria, io aggiungerei anche l'ipotesi di una autotassazione per i cittadini dei tre paesi. Perché scusate, se questi soldi non ci sono, adesso parliamo seriamente, se questi soldi non ci sono da nessuna parte e poiché non è augurabile una prorogazione sine termine di questa situazione, proprio per ciò che hai detto tu, magari scompaiono tutte province, regioni, arriva prima, faccio per scomparire pure a noi, paghiamo la tassa di circolazione, le macchine, tutti via, cerchiamo di fare subito sta cosa. Allora Don Agnello toglie le funzioni e noi ci autotassiamo. Cioè 100 euro a testa, ci fanno 500.000 euro in questi tre paesi, ragazzi, sono 100 euro, non sono 10.000 euro. Dobbiamo essere pratici. Ora io do a voi politici
questo input, perché voi possiate realizzare intorno a questa nostra autentica praticità e volere che questa strada venga compiuta nel più breve tempo possibile, voi possiate realizzare veramente un'opera concreta e non le chiacchiere con le quali ci saluterete stasera, dice vabbè vediamo, non ci stanno i soldi e non si fa niente. Questo vi dico. Non abbiamo detto che non si fa niente. Vabbè, come abbiamo detto di percorrere la strada, ci interessiamo. Perché dire in questo sicura, come si vuole interessare. Ma come si vuole interessare lei al suo, alla sua istituzione se premette che l'istituzione non ha una lira? Allora siamo noi cittadini a dire meritiamo noi i soldi. Bravo. E fate le cose bene. Paghiamo la tassa di circolazione, teniamoci sotto la strada. Non dipende da me, io non gli darei niente a nessuno. Un commerciante deve pagare le sue tasse, cioè non è possibile. Qui siamo nel un paese del terzo mondo. Facciamo proprio una legge ad hoc. Diamo la parola ad Attilio, forse è giusto sentire un attimo, chiedo scusa, la parola all'assessore Novelli. Buonasera, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco di Laurito per aver organizzato questo incontro, perché poi al di fuori dal colore politico noi siamo amministratori del territorio e dobbiamo collaborare per risolvere i problemi del nostro territorio in particolare. Voglio fare gli auguri pubblicamente all'onorevole Simone Valiante per questa nuova avventura politica a livello nazionale. Saluto il sindaco di Montano, Amelia e l'arma dei carabinieri di Laurito. Anche loro verranno spazzati via da Grillo. Io voglio evitare polemiche, voglio giusto fare qualche precisazione in base a quello che diceva prima Amelia, prima Simone. Voglio precisare che nel 1999 fu approvato un progetto esecutivo dalla giunta provinciale di 8 miliardi ed era esecutivo ed era composto da quattro lotti. Ed era complessivo di 6.000 metri, cioè con quei 8 miliardi dovevano portare a termine i quattro tratti. Che cosa è successo? I quattro tratti l'intero tratto. Che cosa è successo durante l'esecuzione dei lavori? Hanno realizzato solo il primo e il quarto. Non entro neanche nei particolari perché hanno fatto il primo e il quarto e non hanno continuato sul primo, secondo e terzo, per esempio, e poi iniziare dall'altra parte. Dopo gli 8 miliardi, sono finiti gli 8 miliardi, hanno impegnato un altro milione di euro per il secondo tratto che va dal bivio di Abate Marco al bivio di Montana Antilia per 1,2 km. In seguito nel 2007-2008, come ricordava Simone, hanno impegnato un altro 1,5 miliardi. E di questo devo dare atto, voglio ringraziare pubblicamente Amelia, perché io ricordo, eravamo consiglieri tutti e due, andava tutti i giorni presso l'ufficio tecnico provinciale per sapere perché i lavori non andavano avanti e proprio su insistenza, su impegno di Amelia fu rescisso il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori e furono recuperati questi 909.000 euro. Il signore voleva sapere perché hanno appaltato 611 perché si doveva scorporare 80.000 euro per lo spostamento dei pali Telecom Enel, 10.000 euro per imprevisti, per lavori in economia, sondaggi geologici eccetera, 23.000 euro per acquisizione arie e immobili, 123.000 euro l'IVA, spese tecniche generali 55.000 euro, sono stati detratti 291.000 euro. Assessore, come mai non sono stati spostati tutti i pali? Ci sono altri pali lungo la... I pali sono stati spostati tutti quanti e non rientrano nella carreggiata. No, sono stati spostati e non rientrano nella carreggiata. C'è l'ingegnere che è presente qui stasera, che ringrazio anche lui per la presenza. Non avremo più problemi di pali. Questo è il primo problema che ho affrontato l'assessore, perché io a dicembre, su invito del sindaco di Montano, insieme a Amelia, siamo stati qui a Montano, abbiamo fatto un sopralluogo con loro, con i tecnici e anche con i signori e le persone che abitano in quella zona, dove noi prendemmo due impegni. Uno,
era quello di utilizzare il ribasso, e il ribasso era al netto sono 160.000 euro e al lordo 114.000 euro, e in quella circostanza prendemmo anche l'impegno che il sindaco di Montano forniva il materiale per la massicciata e noi come amministrazione provinciale la messa in opera e il trasporto dei mezzi, tanto è vero, è stato fatto ultimamente la settimana scorsa, giusto come evidenziato Del Gaudio, giusto per passare con mezzi meccanici e mezzi agricoli, abbiamo fatto questa cosa e questo era l'impegno che potevamo prendere. Allora vi posso confermare che i 160.000 euro di ribasso vengono utilizzati per la continuazione dei lavori. Più o meno nel progetto era previsto circa 315 metri lineari di strada. Utilizzando il ribasso andremo tra i 400 e i 450 metri. Tra le promesse che dicevate, dice, mi sentite di fare una promessa? Io promesse non ne faccio. L'unica cosa che vi posso dire, ci metterò l'impegno. E l'impegno già vi posso garantire che ho dato mandato all'ufficio tecnico provinciale per realizzare il progetto e per un quadro economico, per inserirlo nel piano annuale e piano triennale delle opere pubbliche. Come diceva pure prima Amelia, purtroppo non abbiamo la capacità di indebitamento. Se eravamo in amministrazione provinciale con i soldi che hanno avuto a disposizione 4-5 anni fa, vi posso fare solo qualche esempio, sulla manutenzione alle strade spendevano 35 milioni di euro. Allora se io oggi avevo 35 milioni di euro, vi dicevo domani mattina impegnerò i 2-3 milioni di euro che servono per completare la strada e la strada sarà realizzata a breve. Lo potevo dire, oggi io non ve lo posso dire, proprio perché abbiamo questa situazione economica particolare, difficoltosa come la provincia e come i comuni. Noi abbiamo 2.700 km di strada provinciale e oggi, l'anno scorso, l'abbiamo gestita con 3 milioni di euro, a differenza di 35 milioni di euro di prima. Come dicevo prima, invece di 180 milioni di euro nel bilancio provinciale ne abbiamo circa 65, abbiamo riconosciuto circa 17 milioni di euro di debiti fuori bilancio, debiti che provengono dalle vecchie amministrazioni, dall'amministrazione Andra, dall'amministrazione Villani. Il governo Monti l'anno scorso ci ha tagliato 15 milioni di euro, quest'anno ce ne ha tagliato 36 milioni di euro. Noi ancora non abbiamo fatto il piano delle opere pubbliche, non abbiamo approvato il bilancio, proprio perché se le risorse che ha tagliato il governo vengono confermate del nuovo governo, questo spero Simone ci metterà una buona parola, diminuirà i tagli alle province, noi non potremo chiudere il bilancio. Allora in questo caso io non vi posso garantire che finanzieremo l'opera. Se erano altri tempi l'opera sicuramente veniva finanziata. Ci sono altre fonti di finanziamento regionali, insieme tendiamo. Ci sono anche altri fondi nazionali per una finanziaria nazionale come la legge Mancia e compagnia. Simone, penso che la prossima finanziaria un po' di tempo, penso che cercare di recuperare 2 milioni di euro penso si possa recuperare. Io mi ricordo quando collaboravo con Franco Brusco annualmente, spesso e volentieri ogni finanziaria riusciva ad inserire qualche cosa. Inseriva gli interventi settoriali, sì, non le passano. Ma l'hanno inserito pure qualche anno fa. Sono state inserite varie cose. Allora, insieme noi dobbiamo collaborare istituzionalmente con gli amministratori, ma anche con voi cittadini. Io come provincia vi posso garantire, insieme a Media, insieme agli altri, ce la metteremo tutta. Faremo tutti gli atti preliminari per cercare di portare a finanziamento l'opera. Però con i fondi provinciali io non ve la posso garantire. La Regione anche sta affrontando problemi e di difficoltà economica, mi sembra, se non vado errato, c'è 18 miliardi di euro di debiti della Regione Campania. Pertanto penso forse trovare una risorsa più semplice, questa volta forse si può, a livello governativo mi sembra più facile. Comunque quello che vi voglio dire, vi confermo l'impegno, ci possiamo pure vedere prossimamente senza problemi. Io come sono venuto a dicembre verrò
anche prossimamente. Quello che vi posso confermare è che per metà di luglio completeremo l'intervento dei 400-450 metri lineari di strada, finito col manto stradale e tutto, e il resto vi confermiamo il mio impegno, l'impegno dell'amministrazione provinciale. Qualche buca era la Lombardo, poi una cosa che non c'è, io già due ammortizzature, quattro margenti. Vi posso precisare qualcosa? Noi qualche intervento che stiamo facendo adesso, lo sapete come lo stiamo facendo? No. Recuperando i residui 2003, 2004, 2005, 2006. No. Residuo, aspettate, no? Vi voglio spiegare come funziona. I residui sulle strade, vi faccio un esempio, c'è un residuo sulla SP11, io posso utilizzare quel residuo sulla SP11. Perché ho tanti soldi che avevano, hanno dimenticato pure quei soldi là, meno male. Adesso stiamo recuperando circa 1 milione di euro su tutta la provincia di Salerno, su tutte le 5 aree, e stiamo cercando di dividerle per mettere in sicurezza le strade dove c'è necessità. Se c'è un residuo lo possiamo fare, se il residuo non c'è, la settimana prossima vado a fare un sopralluogo. Certo, ma è giusto, no? Ma uno sapere i problemi e uno cerca di affrontarli, l'impegno ci sarà sicuramente. Farò fare un sopralluogo all'ufficio tecnico, verificheremo la somma che ci vuole e verificheremo se ci sono dei residui. Se ci sono dei residui lo possiamo fare, se i residui non ci sono non lo possiamo fare. Parlare chiaro, diciamo, io così sono abituato, professore, come faccio? Assessore, veniamo al dunque. Anche lei praticamente ripete le stesse cose del sindaco di Alfano. Che cosa vi devo dire? Domani facciamo la stampa. Io non voglio avere da lei alcuna menzogna, quindi lei è sincero e ci dice la verità. Altrettanto sinceramente io vi sto dicendo e vi propongo una soluzione alla quale voi dovete incorporare. Bisogna vedere se è percorribile. Non credo che sia percorribile da un punto di vista della legittimità, per cui noi dobbiamo rimanere. Perché non è percorribile per la legittimità? Perché praticamente il Comune non può gestire questi soldi, dobbiamo fare cose possibili, non cose impossibili. Ma secondo me chiedete, informatevi, perché le autotassazioni le hanno fatte dappertutto. Non è così. Scusate, vi posso dire una cosa, qua stasera. Stasera sembra destra e sinistra abbiamo preso l'impegno di portare avanti l'autotassazione, non ha nessun colore. Sto dicendo un'altra cosa, abbiamo preso l'impegno di portare avanti la progettazione. Io come provincia il compito mio è di progettare quel chilometro e 6 che manca, di far fare il progetto, verificare la somma quanto che ci vuole per portarla, poi sarà compito. L'onorevole Valiante si impegnerà a livello nazionale, noi cercheremo di chiedere anche a livello regionale. Mi è sembrato di sentire all'inizio che la signora sindaco accennava alla possibilità di mutui da parte. Mi ha detto un'altra cosa, se erano altri tempi quando i comuni avevano la capacità di indebitamento, oggi comune è come la provincia. Scusi, non parliamo in due perché se no non ci capiamo, e poiché sono molto più chiaro io. Sì. Anzitutto mi rammarico di non vedere la rappresentanza di un comune che dovrebbe essere interessata a questa operazione, cioè Rofrano. Sei nascosto in tribuna, sei nei popolari. Dicevo, voi dovreste vedere anzitutto questa cosa a cui accennava la signora prima, non mi sembra una cosa estremamente sballata. Che tipo di cooperazione potete dare vita voi tre rappresentanti dei tre comuni interessati a questa cosa, tenendo conto poi della possibilità di fare questa autotassazione? Ma perché dove sta scritto? Da nessuna parte sta scritto che non è possibile. È scritto nelle norme di bilancio, tutto, vi voglio bene, cioè, non diciamo, ma non la facciamo con noi, diciamo cose, se io fossi un miliardario, un benefattore, e voglio dare 3 miliardi per fare questa alla provincia non mi fido, alla regione non mi fido, ai sindaci non mi fido, faccio un'associazione mia e pago le ditte e faccio il mio affare. Ma no, è possibile questo?
io non cerco di essere logico, ragione integrale. Io scusa. Questa è una possibilità che ha postato. A me sembra l'unica possibile. Il problema. Mi pare l'unica. Allora, scusate, vi posso dire una cosa? €100 conta anche i bambini, però. Anche i bambini. 4.000 ogni anno da me. Ma è una cosa utopistica, improponibile. Questa della colletta è improponibile. L'hanno fatta più, perché noi lo possiamo fare. Anzi, razionalizzare quello che diceva il giornalista Romanini. I comuni avrebbero la possibilità di mettere una tassa di scopo, quindi i consigli comunali di questi 4 comuni dovrebbero riunirsi dopo che la provincia ha individuato il costo effettivo del progetto di fare una tassa di scopo legata al reddito delle persone e dei nuclei familiari. Questa tassa di scopo, quindi per questo territorio, dovrebbe poi confluire nell'ente gestore della strada, quindi in questo caso la provincia, che dovrebbe realizzare l'opera. Come si potrebbero recuperare eventualmente questa tassa di scopo, la manutenzione di questa cosa qui? Mettendo i caselli d'ingresso per tutti quelli che non sono residenti. Un pedaggio, chiaro. E far pagare un piccolo pedaggio anche di 1-2 euro per non ci sono quelli automatici, quindi partire dalla tassa di scopo, perché questo è l'unico modo per superare quei criteri di legittimità, colletta e cose di questo genere, cioè i consigli comunali devono deliberare questa tassa, è previsto questa norma e quindi potrebbe essere una via se effettivamente non esiste alcuna possibilità, dopo che si sono esperite tutte le possibilità a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale, quando non esistono più queste, c'è una assoluta certezza che non ci sono somme disponibili dappertutto. Nei fondi del Ministero dell'Interno, fondi occulti, fondi altri delle infrastrutture e cose di questo genere. Come ultima possibilità ci potrebbe essere questa tassa di scopo proporzionale ai redditi deliberata dai consigli. Ma diventasse, potrebbe mettere pure la provincia la tassa di scopo. Scusa, io volevo un attimo sintetizzare, perché tutte le proposte vanno bene, questa è una proposta, diciamo le due proposte che Romanelli e Carlo sintetizzandole sono proposte. Io sono d'accordo con lui. No, io non sono d'accordo. Io sono d'accordo. Nemmeno io. Ne spiego perché. Perché. Allora, quando giustamente sono proposte assolutamente credibili in una condizione di disastro, di dissesto finanziario e di impossibilità, insussistenza di fondi, di impossibilità di reperire. Io sono uno personalmente che non mi do mai per vinto e credo che più di me chi siede a fianco a me stasera. La proposta mi piacerebbe, perché sarebbe una proposta rivoluzionaria, quindi visto e considerato che la rivoluzione va di moda, che ormai ha conquistato la maggioranza dei consensi, io penso una cosa, sintetizzando quello che ha detto l'assessore, ringraziandolo ancora una volta per l'intervento. Lui ha detto due cose importanti, secondo me, su cui bisogna lavorare. La prima, lui ha assunto questo tipo di impegno dicendo che i lavori che stanno interessando un tratto della Bratella adesso potranno essere consegnati alla metà di luglio. Per me questa è una notizia. La seconda cosa importante che ci ha detto, e per me che faccio l'amministratore, è la seconda notizia,
che ha dato già incarico agli uffici tecnici della provincia di redigere un progetto esecutivo per capire, spicciolo alla mano, quanti occorrono, no, a me non so se è definitivo o esecutivo, ma quanti soldi occorrono per completare questa benedetta opera. Per me la cosa da fare dopo, il giorno dopo, in cui noi sapremo con un progetto esecutivo quanti soldi ci vogliono, che tipo di autorizzazioni sono richieste, quanti pali dell'Enel dobbiamo rimuovere, se dobbiamo fare o non dobbiamo fare espropri, io mi propongo con una delegazione del Comune di Laurito ad accompagnare Attilio, l'assessore ai lavori pubblici, a Napoli, a Roma, perché i soldi ci sono, esistono i piani che vengono finanziati ogni una cosa che non sa nessuno, per esempio, che pochi sanno, l'8 per mille è una legge dello Stato che scade, non lo dovrei neanche dire. Io come sindaco noi ci stiamo preparando per predisporre le istanze di finanziamento, ogni 6 mesi con i fondi dell'8 per mille la Presidenza del Consiglio dei Ministri finanzia di tutto, strade, risanamenti idrogeologici, i soldi ci sono, ci vuole, come? Bravo, bravo. Quindi io penso che questi piani, per quanto rivoluzionari siano, siano piani che determinano la sconfitta delle istituzioni. Per quanto mi riguarda, ripeto, volendo sintetizzare, queste due notizie secondo me sono fondamentali. La metà di luglio costituisce il termine, è un impegno che è assunto, entro il quale i lavori che sono in corso debbono essere completati. Dopodiché bisogna spingere per completare il progetto esecutivo, perché dobbiamo sapere quanti soldi occorrono dal giorno dopo, tutti insieme, partendo da tutto quello che è successo e che ci siamo detti stasera e forse abbiamo fatto bene a dircelo. Sottolineando l'aspetto, per quello che mi riguarda, estremamente positivo di questi incontri, perché anche se volano parole grosse, servono, ripeto, a chi ha responsabilità a essere più incisivo quando occorre, dal giorno dopo che è pronto il progetto esecutivo, che credo sia settimane e non determinato, ma noi dobbiamo avere un'idea di massima definitiva dei soldi. No, senza non esecutivo non te lo chiedo. Però comunque voglio dire, io dicevo, noi dobbiamo avere l'idea della proporzione dell'impegno finanziario che ancora occorre per buttare fuori questa strada. Dopodiché ci metteremo insieme cittadini, istituzioni, comuni, provincia, regione, l'ONU. Andremo a chiedere i soldi dove sono, perché ci sono, e io sono certo, perché l'esperienza, la mia piccola esperienza, questo mi insegna. Sono certo che i soldi riusciremo a trovare, ma insieme però. E se ciò non fosse possibile, penseremo ai piani alternativi. Possiamo fare una seconda assemblea? Quando senti il piano A, è prevista la conclusione di queste somme sulle quali stanno lavorando, e per il posto invece l'ha fatto un'altra parte. Io direi di fare un documento di questa riunione e chiedendo alla provincia di inserire questa, il completamento di quest'opera, anche se per una cifra di massima, nel piano annuale o triennale eccetera eccetera, e di fare un documento da mandare alla regione chiedendo il finanziamento dell'opera. Questo per non fare il documento dei sindaci dall'anno Sarmese, e fra 3 o 4 mesi ci hanno rivedere un'altra volta. Voglio fare una cosa, allora mi sono impegnato a fare il progetto preliminare, non esecutivo. A breve facciamo subito il progetto preliminare, l'esecutivo ci è un po' presto e ci vogliono i pareri dei clienti, non riusciamo a chiudere il breve tempo, ci vogliono mesi per acquisire tutti i pareri, la sovrintendenza, la consistenza l'abbiamo già con i pareri. Non possiamo chiedere i conti preliminari, facciamo la colletta.